Eccoci qua, buongiorno a Tonino Luzzi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Domenica è stata ieri. Beh, in famiglia e poi al comunale di Pianodaccio, no? Sì, io dovevo andare a vedere Fermana Termoli, poi è stato, diciamo che a porte chiuse la partita, quindi ho deviato per Teramo. Poi parleremo anche di un episodio accaduto ieri a Isernia, perché sono episodi veramente che fanno riflettere, sì. Perché i giocatori queste cose non dovrebbero farlo. E al di là di tutto, insomma, di quella che è la situazione, perché poi i problemi si risolvono in un altro modo. Allora, partiamo brevemente dalla Serie B. Se il campionato finisse oggi, il Lanciano sarebbe in Serie A, il Pescara in prima, in Lega Pro, quella che poi un altro anno sarà la C unica. Cos'è? Una rivoluzione copernicana questa? No, è una realtà. Il Lanciano, noi come all'inizio quando fa la trasmissione parlavamo 2 o 3 settimane fa, mi sembra, non volevo fare la Cassandra a pensare che il veggente che dice che il Pescara, io dissi che il Pescara a me non piaceva perché era una squadra costruita... Queste sono le immagini di Crotone. Non certo per il 4-3-3 ma per altri moduli. Finché non lo capisce, no, Marino. Allora io non voglio fare la Cassandra, ma io questa cosa l'ho detta alla prima di campionato, alla seconda di campionato. Cioè, che questa squadra non può fare il 4-3-3 no. Con quei giocatori. E infatti io dissi pure che la buonanima di Bernardini, grande allenatore fuffo, diceva che senza ali non si vola. Fulvio Bernardini, ex commissario tecnico, sì, della nazionale italiana, allenatore prima del Bologna, che diede una lezione all'Inter. La tua Vabbè, squadra. Lasciamo perdere. Allora, il Pescara ha vinto una sola partita, 5 pareggi, poi ha fatto 4 sconfitte, quindi non è che può ambire a grossi traguardi. E quindi una squadra che fa 12 gol, ne subisce 13, qualcosa non funziona. Ieri il gol che ha fatto Giantes, che poi è un ex che è stato mandato via senza un motivo, cioè si è perso fra la nebbia nell'inizio del campionato, è stato ceduto. E questo qua ha fatto un gol bellissimo ieri, mi ha trovato delle praterie senza essere marcato, è arrivato fino a 30 metri e ha lasciato quel tiraccio che il portiere... Fosse... L'altro ieri, sabato. L'altro ieri, sabato. E naturalmente, però diciamo che il Pescara, le linee di centrocampo e difesa sono molto, molto lunghe. Marino ha le ore contate secondo te? Secondo me, non lo so, se deve fare il cambio lo deve fare subito, perché sì, ma adesso... Quantomeno deve uscire indenne dal granillo di Reggio Calabria, ma venerdì. Ma lui secondo me non si è calato nella categoria, perché è abituato alla Serie A e anche alle coppe, non ha capito che la Serie B, forse, che cosa sta succedendo a questo allenatore, non ha capito insomma che la Serie B si deve correre, e lo specchio è il Lanciano. Certo che è una situazione difficile, Marino ha un contratto biennale, il Pescara dovrebbe pagarlo questo, per 2 anni e questo ovviamente anche a livello economico incide. Prendere un altro allenatore, a meno che non va una soluzione interna, ma che non lo so, c'è Giampaolo a Beretta, da Primavera. Federico Giampaolo. Però ancora giovane. Diciamo poi non facciamo come l'anno scorso è successo con Brugge. Però la situazione non è bella, eh? No, questo no, adesso vanno in ritiro, ma io sono contrario a questi ritiri, cioè a me non hanno una logica, sai, anche se lì dice bisogna raggruppare, fare il gruppo ce l'hai o non ce l'hai. Giunto a questo punto siamo a un quarto del campionato, 10 partite, siamo in zona playoff, già playoff all'inizio che tutti quanti si auguravano, siamo arrivati ai playoff. Il Lanciano sabato prossimo affronta la penultima in classifica, il Padova. Il Lanciano se non si monta la testa e fa risultato, pensi che a questo punto debba cambiare obiettivi? No, il Lanciano pensa di vivere la giornata. C'è un allenatore che intercambia ogni settimana giocatori, fa ruotare molto la panchina, con i titolari non esistono, quindi chi sta più in forma gioca. E questa è la realtà, è la squadra che corre, preparata molto bene, e poi molto umile, e poi ha una considerazione di se stessa positiva. È una convinzione quello che fa. Beh, questa convinzione poi viene con i risultati, no? Senza dubbio aumenta l'autostima.
Però ecco, i risultati sto facendo anche con... insomma, non esistono rincalzi in questa squadra. Chiunque entra dà il massimo, quindi ha ritrovato un grosso pubblico, ciò che ha perso il Pescara. Il problema è inverso del Pescara, che non ha titolari bravo, in questo momento. Pescara c'ha tanti titolari, però diciamo che non poi, sul campo, non sul campo, sulla carta, che e sta perdendo anche una frangia di pubblico, e questo diciamo per il Pescara fa male. Beh, si era partiti con 15.000 spettatori alla prima di campionato contro la Juventus. Forse il pubblico è stato tradito da tutte queste promesse fatte all'inizio, dai nomi, diciamo, i giocatori hanno calcato campi di Serie A e quindi Cutolo, Mascara, mancanza d'umiltà. E poi adesso sti cambi di moduli, da 4-3 è passato al 3-4-3, insomma stanno un po' in bambola. Guarda, un giocatore non fa una squadra, no. Ma la cessione di Bjarnason è stata pesante. Ma poi sì, senza dubbio, però poi anche c'è troppo individualismo fra i giocatori. Io ho visto alcune partite in televisione, vedo in genere la palla si passa sempre al migliore piazzato, invece Mascara la palla non la dà, Cutolo cerca sempre il gol personale. Non c'è non corrono insieme, una squadra slegata, una difesa lenta e poi una difesa che prende sempre un gol a partita. Cioè, insomma, ne ha presi 13 in ne ha presi 13 in 10 partite. È una media di un gol a partita, quindi sì. Insomma, bene. Per vincere deve fare 2-3 gol. L'unica partita che ha segnato con lo Juve Stabia, mi sembra 3-0. 3-0, che è la partita delle illusioni. Ecco, la partita delle illusioni, tolti quei 3 gol. Sì. Tolti 2 gol fatti nella seconda di campionato, tolti 2 gol fatti nella terza di campionato, sono 7 gol in 3 partite, significa che il Pescara ha segnato 5 gol in 7 partite. Bravo. Poi ha fatto 6 partite in casa, a differenza delle altre, 3-4 squadre hanno fatto 6 partite in casa, Emboli mi sembra sopra Varese. E il resto tutte 4 6 partite in casa, così come il Lanciano ne ha fatte 4 in casa, ma ha vinto una sola in casa, sì. 3 ne ha pareggiate e 2 ne ha perse, mi sembra. Va bene, passiamo alla Lega Pro, passiamo alle partite di ieri. Allora andiamoci a seguire il servizio di Barletta L'Aquila, finita 2-2, risultato che ha permesso all'Aquila di agganciare il primo posto in classifica insieme a Frosinone, Pisa e Pontedera. Ce ne sono 4 in testa alla classifica. Peccato, perché l'Aquila poteva essere da sola al comando. Il servizio. I 2 punti che l'Aquila lascia al Puttilli di Barletta fanno male, e come, certo, le attenuanti ci sono. I rossoblù 2 volte avanti si ritrovano nella ripresa dietro a livello numerico. Di Maio al quarto d'ora infatti rimedia un rosso che a conti fatti purtroppo farà la differenza. E dire che la gara in terra di Puglia, pronti via, si mette non bene, benissimo. Nemmeno 3 minuti, Allegretti commette fallo da posizione defilata su Dallamano. Posizione tutt'altro che invitante. Carcione è uno specialista e si sa, ma la traiettoria, seppur velenosa, normalmente non creerebbe grossi grattacapi. Liverani però è impreciso, perde nettamente l'impatto visivo con la sfera, che gira e si infila sul secondo palo. L'Aquila è avanti 0-1 per la gioia dei tifosi giunti dall'Abruzzo a sostenere la vice capolista. Il Barletta, ancora a secco di reti in campionato, abbozza una reazione timida. Allegretti calcia il piazzato che nessuno riesce a concretizzare. La testata di Derrico è fiacca, mentre il sinistro di Legras di volo non inquadra il bersaglio grosso. L'Aquila potrebbe chiuderla la partita se non fosse per Di Bella, che si immola in scivolata sulla girata dell'ex bresciano Dallamano, che spara da posizione vantaggiosa. Ferrante, oggi schierato da Pagliare al posto di Ciciretti, si vede sbarrare la strada proprio da Liverani, mentre i biancorossi, l'azione di maggior spessore che creano nella prima frazione, è quella che costruisce Cane. Quando salta netto Frediani, l'azione premia Derrico, conclusione defilata sull'esterno della rete. Orlandi mette mano alla panchina, nella ripresa entra Zigon per Maccarone. Per gli ospiti la gara cambia radicalmente dopo il 60esimo. Di Maio commette fallo a palla lontana su Picci, l'assistente di Mariani, Monetta, se ne accorge. Rosso per il difensore aquilano, l'ultima mezz'ora da giocare resistendo. Il problema è che Allegretti al piazzato seguente buca testa, la sventola sorprende l'estremo di Pagliare e i pugliesi interrompono un digiuno di reti che durava dallo scorso 5 maggio. Il Barletta ora preme sì, ma senza molto costrutto, e così il nuovo vantaggio rossoblù tutto sommato non pare poi così paradossale. Punizione ancora di Carcione, Camilleri male, Del Pinto rapace la butta dentro dopo il rimpallo sulla traversa.
a questo punto sembra fatta. Il Frosinone sta distruggendo il Pontedera. L'Aquila vola in testa alla graduatoria in solitario, ma non ha ancora fatto i conti con Picci. All'ultimo assalto sul rilancio lungo dalle retrovie, dalla mano non chiude. L'attaccante controlla e gira verso testa. Il portierino non può nulla e Pagliari vede sfumare due punti che sentiva già in tasca. Finisce 2-2, in vetta alla prima divisione ad oggi. A giocarsi un posto per la prossima Serie B sarebbero in quattro. Un gruppone foltissimo, anche se settimana prossima l'Aquila riposa, sarà ferma al palo sperando che Frosinone, Pisa e Pontedera non fuggano troppo. E due punti buttati dunque per l'Aquila, sì, sei d'accordo Tonino? Senza dubbio. Beh, ieri era un pareggio, io non so se Bellomo del Torino ha visto il gol di Carcione ieri pomeriggio e poi ha provato ad imitarlo, però un gol che non si vede quasi mai sui campi di calcio, sono, non calcio sono d'accordo. Di punizione battuto dalla linea del fallo laterale, beh, Carcione ha fatto gol ieri in avvio di gara, Bellomo del Torino stesso gol, stessa posizione, ha fatto gol nel finale di gara che ha dato il pareggio a confronto due specialisti calci punizione. Sì, vediamo quello di Carcione, rivediamolo, perché molti hanno pensato ad una papera del portiere, secondo me non è una papera del portiere, secondo me ha disegnato, eccolo qui, guardiamo, grazie a Gianni D'Areo. La punizione, guarda, non era un cross perché ha tirato in porta da lì, lo si vede dal movimento del corpo e guardate come segue la traiettoria del pallone. Il portiere fa due passi verso il centro dell'area di rigore pensando al cross e invece poi la palla si abbassa con questa traiettoria stranissima per l'effetto impresso da Carcione e si infila all'incrocio dei pali. Non abbiamo il gol del Torino, ma è simile. Ma in genere il portiere non deve uscire quando la palla si alza, ma quando sta per scendere. Invece lui è uscito. È partito in anticipo. Esatto, è uscito mentre la palla stava innalzando. Posso farti una domanda? Se fosse rimasto lì dov'era, avrebbe preso gol? Sì, l'avrebbe presa la palla. Non lo so, perché la traiettoria era velenosa, guarda. Ma lui è uscito fuori, poi là doveva staccare. Ma guarda dove si abbassa la palla, guarda lì, guarda dove si abbassa. Senza dubbio. Lì non l'avrebbe presa, anche se fosse rimasto tra i pali, perché si infila l'incrocio, proprio sotto l'incrocio, tocca il palo e poi entra in porta. È una traiettoria velenosissima questa. Ma là se restava un po' in porta, batteva col piede interno la palla, staccava bene, coordinato, la palla poteva anche con lo schiaffo cacciarla fuori. Però vedi, lo sbaglio è qui, che esce in anticipo e poi la traiettoria si alza e lui già sta fuori. E quando riscende la palla lui è già morto. Oh, invece io adesso... È una questione di tempo. Pregherei la regia di andare a vedere il gol dell'1-1, quello di Allegretti, il gol del pareggio del Barletta, punizione scaturita dal fallo commesso e dall'espulsione quindi susseguente di Di Maio per un fallo su Picci e beh, su quella punizione di Allegretti io qualche dubbio su testa ce l'ho, sull'intervento di testa. Che dici? Adesso lo rivediamo, lo rivediamo anche al rallentatore appena il Gianni D'Areo in regia riuscirà a trovarlo, a beccarlo, perché è vero che la palla gli rimbalza davanti. Ma lui però non la deve far rimbalzare. Allora, eccola qui, perfetto, grazie. Questa è l'espulsione. Questa è l'espulsione di Maio. Ed ecco la punizione. Guardate, il calcio di Allegretti. Siamo sui 25 metri dalla porta. La traiettoria del pallone, guardate, rimbalza proprio lì. E lì forse testa non ha avuto fare un passo in avanti. Sì, doveva non far rimbalzare la palla. Certo. Perché poi aumenta di velocità e non la prendi più, insomma, è difficile. Un errore? Però lui è uno specialista, Allegretti. I gol ne ha fatti sempre, anche in Serie A, Serie B. Anche Carcione. Sì, due specialisti a confronto. Ecco, due bei gol. Due punizioni con un po' differenti. Di complicità da parte di tutti e due i portieri. Sì. Lì nel primo c'è stato Liberani che ha fatto quei due passi. Anche due bei gesti, insomma, che insomma, sono bellissimi, come calcio. Oh, c'è errore, secondo me, invece, anche nel gol del 2-2, perché si era a tempo scaduto, si era al 50esimo, cioè vale a dire al quinto minuto di recupero, 95esimo, e Picci segna il gol del 2-2 che toglie all'Aquila la testa solitaria della classifica, ma guardate, ecco, dove va il difensore lì? Lo so, però dove va il gesto è stato bello. Eh? Cioè il fatto di stoppare la palla, girare così, insomma, di
difficile per un difensore poter contrastare. A meno che non lo tocchi, prende il rigore. Sì, ma si va all'anticipo o si marca da dietro? No, ma lui ha sbagliato la marcatura senza dubbio, perché deve guardare palla e uomo. Lui invece ha guardato solo la palla. Questo e non ci è arrivato. No. Poi chiaro, fa un bel gol Picci, poi il gesto controllo di petto e girato al volo, però carità. È stato libero di poterlo fare, insomma. Sì, lì si marca da dietro, sì, senza dubbio, si deve guardare palle uomo, lui si è perso l'uomo, ha perso completamente l'uomo. Lì errore grave, beh sì, di sintassi, al cinquantesimo, di sintassi, no, di grammatica, errore blu, sì, peccato, lo so, però il Barletta è un campo difficile, anche se non ci sono retrocessioni. Sì, però l'Aquila in 10 stava vincendo, lo so. Ma... era il cinquantesimo della ripresa, 95esimo, non si può purtroppo sbagliare. I difensori in area si perdono le punte, ecco, ma non è in tutte le categorie, pure in Serie A, non è che si guarda. Mi sembrava fosse dalla mano il giocatore che ha perso il... Sì, sì. Peccato. Peccato, perché poteva essere una vittoria importante questa per l'Aquila, che domenica osserverà il turno di riposo e assisterà alle partite di Frosinone, Pisa e Pontedera, che potrebbero approfittarne. Il Pisa gioca a Gubbio, il Pontedera gioca in casa con la Nocerina, il Frosinone invece va a giocare a Grosseto. E qualcuna delle tre potrebbe approfittarne. Il Frosinone ieri ha avuto una grande vittoria, bella squadra. Ha strapazzato il Pontedera 5-0. Beh, insomma, un gol, 5 gol sono tanti per una squadra come il Pontedera. Ma a meno che non siano state espulsioni o qualche cosa, perché 5 gol il Pontedera con gli indiani non ha mai preso, penso, nella sua attività di allenatore. Adesso invece dedichiamo un po' più di spazio anche al il Benevento derby. È in ripresa pure il Benevento, sì. È una squadra, anche il Perugia. Che dopo stanno arrivando. Sì, però il Perugia veniva da sconfitto in casa e doveva riscattarsi. È una partita difficile. Andiamo al derby di Pianodaccio. Sì. Andiamo al derby di Pianodaccio. È finita 2-0 per il Teramo. Una battuta veloce. Risultato giusto? Ma sì, più che giusto. Sì e no. Sì, 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 è sì. Giusto. Andiamo a vedere come è maturato e poi ne parleremo ampiamente. Luzzi era allo stadio, quindi ci può fare anche una disamina. Il servizio di Andrea Costantini. Il derby di Pianodaccio va al Teramo, che supera 2-0 il Chieti. Si mantiene in secondo posto, vista la concomitante vittoria del Cosenza, e crea un primo solco dall'ottavo posto, distante 8 punti. Il Chieti può rimproverarsi solo la distrazione sul gol dell'1-0 di Casolla, perché nei precedenti 72 minuti aveva concesso molto poco al Teramo. Di Meo aveva avuto fin lì dalla squadra quanto chiesto: corsa, sacrificio, ripartenze, a condire un inedito 4-1-4-1 con Di Filippo schermo davanti alla difesa, incollato a Dimash. Fuori causa della penna, D'Aleno, Borgese, Mangiacasale. In panchina il neoacquisto Guitto. Nel Teramo la novità è Casolla, Di Paolo Antonio a destra, assenti Ferrani e De Fabritis. Poche le presenze da Chieti, più di un migliaio gli spettatori presenti a Pianodaccio. Il Teramo parte a sprombattuto, ma non riesce a scardinare la munita retroguardia nero-verde guidata da un Terrenzio in gran spolvero. La prima e unica palla gol del primo tempo arriva al 20esimo. Robertiello sbarra la strada a Bernardo e poi si ripete su Pacini. Non c'è molto altro da segnalare, perché il contropiede del Chieti non è particolarmente ficcante, mentre i biancorossi non hanno spazi da attaccare. Peraltro il bomber Dimash soffre la marcatura e per una volta ha le polveri bagnate, anche se troverà modo di essere decisivo pure in una giornata difficile. Alte le punizioni del brasiliano sul finale di frazione. Nella ripresa il Chieti a sfiorare il vantaggio al 7° con Terrenzio, che incorna l'angolo di Berardino e scheggia il palo. Decisive le palle inattive in partite come queste. Bernardo 4 minuti dopo risponde dalla distanza, rasoiata neutralizzata in angolo da Robertiello. Primi cambi: Rossi per l'ex De Stefano, poi Sassano per Di Paolo Antonio. Il Teramo insiste coi tiri dalla distanza, pericolosissimo quello di Lulli a fil di palo al 25esimo. È il preludio al gol biancorosso, che arriva dopo due giri di lancette. Dimash si procura e calcia un tiro dalla bandierina. In area di rigore, tra i giganti, sbuca uno dei più piccoli in campo, Francesco Casolla,
che brucia la marcatura di Turi e in torsione infila l'angolo lontano. Nulla da fare per Robertiello. Il colpo di testa dell'ex San Marino fa esplodere Piano D'Accio e dire che Vivarini stava preparando il suo cambio, tanto che subito dopo Casolla lascerà il campo a Petrella. Il Chieti fin lì battagliero e tenace accusa il colpo ma non demorde. Di Meo si affida alla freschezza di Gaeta e l'esordiente Elia per Guidone e Turi. La freschezza di Petrella si vede in questo spunto all'86esimo, ma anche Elia fa vedere le doti balistiche di cui dispone, sinistro dal limite di poco alto. Risponde il Teramo con un altro guizzo di Bernardo, cross di Scipioni e botta mancina, palo pieno. Finale concitato ma al 90esimo la gara si chiude, il Chieti è tutto sbilanciato su un corner a favore, il contropiede del Teramo è letale, Sassano lancia nelle praterie Pacini che, dimenticato da tutti, salta Robertiello e si regala il primo gol da professionista. Il Teramo torna a vincere il derby casalingo col Chieti a 10 anni di distanza e Vivarini sfatta il tabù contro la sua ex squadra. Nel Chieti tanta amarezza per il risultato ma la consapevolezza di ripartire dall'atteggiamento e lo spirito visto, sperando che l'infermeria si svuoti al più presto. Abbiamo visto le immagini del derby. Ti è piaciuto a te? A me non, cioè, diciamo i tre punti primo fondamentali. Tempo, primo tempo bruttissimo. Ma non è stato un derby perché, diciamo, una squadra del Chieti monca, diciamo. Allora, no, sul gol del Teramo aspetta, io chiedo a Gianni D'Areo di aspettare, ecco, con queste due azioni. Aspettiamo e poi le riverremo anche a abbiamo giocato contro una squadra, diciamo, monca, perché zeppa di difensori. D'altronde lui si è difeso come poteva. Beh, Di Meo non poteva fare altro, sì, ha messo Di Filippo a specchio, sì, su Dimash. Ha messo davanti il doppio alla difesa. Tre stopper centralmente. E ha ricorso al vecchio centromediano metodista, no? Ma che non costruisce però. Che non costruisce. Che rompe soltanto. Sì. E naturalmente si è affidato un po' a Berardino, diciamo, sulla ripartenza, però insomma troppo poco. Perché non è contropiede quello che fa il Chieti, forse il timore di 5 ha condizionato un po' Vivarini, perché forse temeva troppo sto giocatore, tant'è vero che noi abbiamo giocato molto spesso con 4 difensori con una bloccati, punta, contro una punta su, sola, contro una punta che era Guidone. Potevamo spingere più con gli esterni, i difensori. Ecco, nel primo tempo il Teramo non ha trovato sbocchi offensivi, ma questo perché? Perché forse il gioco era sempre lo stesso, palla sì, girata tra i centrali, sì, difensivi, palla a Caini, sì, lancio lungo, sì, bravo. Senza sbocchi. Niente, la densità del Chieti era centralmente, perché il timore di Dimas ha condizionato pure il Chieti, nel senso che pensavano troppo a sta marcatura e quindi era difficile perforare centralmente. Forse siamo mancati con le ali che dovevano tagliare più verso l'interno e far salire più Scipioni e il difensore. Ci voleva un calcio piazzato, sì. E lì Vivarini è uno che le sue squadre, bisogna dire, segnano molto sul, sì, calcio piazzato, perché lui è meticoloso. Però se preparare... abbiamo visto le azioni del Teramo, la maggior parte di insidiose sono state quelle del cross da fondo campo. Quindi però ne sono arrivati pochi. Questo dimostra che la distanza fra i difensori esterni nostri e le ali erano troppo lunghe e quindi i difensori non sono inseriti con frequenza. Vediamo i due gol, partiamo da quello realizzato da Casolla. Allora andiamo indietro. La calcio d'angolo è di Dimas che, sì, allora aspettiamo perché a far partire le immagini, perché si... era pronto il cambio. Sì, ma come vedi la disposizione, già non si sa se marcano a uomo o a zona. Beh no, stanno marcando a uomo lì. Sì, ma là è una confusione generale, perché nonostante ci sono 7 difensori in squadra, non sono riusciti nemmeno ai posizionamenti a farli bene. Perché qui insomma è un posizionamento. Allora, la coppia da seguire è quella composta da Turi, sì, e da sì. Casolla, che sono quelli più vicini all'area di porta. Li vedete in alto, sono l'ultimo con la maglia bianca e l'altro con la maglia nero-verde. Allora, guardate, Casolla ha già le mani su Turi, ecco che parte la traiettoria di Dimas, si libera bene della marcatura Casolla, che non è alto. Sì, ma lo sbaglio io non è tanto la bravura di Casolla, lo sbaglio del difensore. Non può farsi, perché non può farsi spingere dall'attaccante. E poi gli prende il tempo, guarda, sì, ecco lì, colpo di testa. È stato bravo, furbo, però il difensore ha dormito, perché non si può far vincere un attaccante basso, fra parentesi,
È praticamente un difensore che si lascia uccellare in modo così, insomma, dai. Ma ti faccio, restiamo ma con anche questa, la disposizione, scusa, guarda. Gianni D'Areo, restiamo con questa inquadratura. Allora, guarda, ci sono, c'è un giocatore del Chieti, un difensore del Chieti davanti alla palla sulla bandierina del calcio, sì, d'angolo, sì. Poi ce ne sono due sul vertice dell'area piccola, sul secondo palo non c'è nessuno, senza la marcatura. Ce ne sono due al limite dell'area di rigore, sì, senza marcatura. Senza, ve l'ho detto prima. E due all'inizio dell'area qui, non si sa che stanno a fare. Ma che disposizione è una disposizione quella? Sbagliata. Cioè, l'ho detto prima, non è né a zona né a uomo, è una frittura mista. Una zona mista, eh? Una frittura mista. Una frittura mista. Si è arrabbiato tantissimo Di Meo per questo gol preso. Perché ovviamente ha detto le stesse cose dette da Luzio, il difensore non può farsi mettere le mani addosso e farsi spostare in questa maniera, dovrebbe essere il contrario, fatto sta che questo è il gol che sblocca il derby segnato da Casolla. E da dire che, aspetta Gianni D'Areo, aspettiamo, c'è da dire una cosa, che era pronto il cambio, cioè Petrella aveva già la pettorina tolta ed era pronto ad entrare al posto di Casolla. Se non ci fosse stato il calcio d'angolo, la sostituzione sarebbe stata effettuata, diciamo, prima. Che è stato il fato, sì, diciamo che è stato il fato, o vabbè, difficilmente si fa un cambio durante carpe il calcio diem, d'angolo, cogli l'attimo, Vivarini evidentemente ha saputo cogliere l'attimo. Vediamo il secondo gol, perché a un certo punto ieri avevo avuto il dubbio che ci fosse fuori gioco di Pacini, invece così non è, perché torniamo indietro e possiamo vedere che nel momento in cui Sassano dà la palla a Pacini, Pacini è nella metà campo del Teramo, quindi assolutamente. Beh, lì anche si è arrabbiato molto Di Meo, perché dice dovevano rimanere due dietro a coprire. Invece lì erano 20 giocatori. Ecco qui, guardate la ripartenza micidiale del Teramo. Qui dal pallone, guardate dove è Pacini, proprio 4 metri all'interno della metà campo del Teramo, quindi non c'è fuorigioco. Era un 2 contro, era un 3 contro 0 lì, perché c'era solo Robertiello che viene superato e poi avrebbe potuto fare qualunque cosa Pacini, anche dare la palla in mezzo, perché sarebbe stato gol, non c'era fuori gioco. Ma forse, diciamo, il premio migliore che ha avuto Pacini, quello di segnare, perché è un ragazzo, secondo me, che vale molto. Deve migliorare sulla costruzione del gioco, però come incontrista fa molto filtro a centrocampo, aiuta molto la squadra. La sua generosità l'ha premiato alla fine. Ma io appunto dicevo prima che secondo me non c'è stato un apporto delle ali in modo efficace in questa partita. A prescindere il gol che ha fatto Casolla. La partita di Dimas, come la giudichi? Dimas era irretito da 3 marcature, 2 centrali più un mediano che era uno stopper. Era chiaro che lui doveva forse spostarsi sulle fasce, però sulle fasce è poco efficace, perché è grosso, diciamo, macchinoso nei movimenti, quindi forse le ali dovevano tagliare di più e creare gli spazi ai difensori, dovevano salire e crossare da fondo campo. E l'abbiamo visto prima con Scipione all'inizio, che ha fatto un cross efficacissimo, e poi però non l'abbiamo ripetuto più. Abbiamo cercato sempre questa penetrazione frontale, è chiaro che e loro si sono chiusi centralmente, hanno creato più densità e non c'è la possibilità di filtrare. Raddoppiato, triplicato, e Dimas, non è che possiamo sempre sperare che sto Dimas ogni domenica fa gol. Non è Pelé, insomma, quindi qualche limite, se gioca in seconda divisione ce l'avrà pure lui, è fortissimo. Beh, però insomma, anche queste punizioni da 40 metri, insomma, tira in porta. Non lo so. Ieri due punizioni, tutte e due alla stessa maniera. Ci sono maniera. Anche schemi diversi, insomma, poter fare una penetrazione. Senti, invece la partita di Guidone, che abbandonato mi è sembrato a se stesso davanti all'attacco nero-verde, non ha avuto molto spazio e poi addirittura è stato sostituito con il Chieti sotto di un gol in svantaggio, ma una forse, bocciatura forse, un po' per ma forse Guidone. L'assetto migliore è stato quello alla fine, che ha messo Elia e altri giocatori diciamo un po' più, diciamo, la partita uno se la deve giocare, perché prima o poi il gol lo prendi, se ti difendi fin dall'inizio
un'occasione la squadra. Aspetta, che perché no, non è questo. Io il gesto tecnico più bello della partita, non so quando arriverà. Cioè, ad esempio, il Teramo ha vinto 2-0, il Chieti ha perso, no? 2-0. Il gioco della partita. Ecco, questo è il gesto. Allora, possiamo tornare indietro? Possiamo, questo è il gesto tecnico, secondo me, più bello della partita. Sì, perché lo fa Bernardo. Di prima intenzione, ma guardiamo anche la marcatura pure. Cioè, 4 contro 1, nessuno lo marca. Ma e va bene. Ma lui poi, di sinistro, col pallone addosso, ha fatto di esterno benissimo. Sinistro, ha fatto benissimo. Guardate, ha fatto benissimo. Come calcia la palla. Bellissimo. Questo è un gesto tecnico bellissimo. Ma senza dubbio, è istintivo. Poi palo. E palla che era morto. Torna in campo. Ma guarda, sì, tre difensori. Ecco, torniamo indietro, vediamo al momento, grazie Gianni D'Areo, vediamo al momento del cross, perché poi queste cose, secondo me, Di Meo analizzerà nello spogliatoio martedì con il video. Allora, c'è un cross dalla destra, in area c'è solo Bernardo, il Teramo qui stava vincendo 1-0. 4 contro 1. Guarda il difensore più vicino a lui, che sta a guardare. Sì. Solo la palla guarda. E Bagaglini quello. Beh, insomma, dai. Guarda la palla e non guarda l'uomo che ha tutto il tempo di spostarsi, non lo segue Bagaglini. Ma poi se la stoppava di petto aveva tutto il tempo di tirare. Sì, però fa un gesto tecnico. Vabbè, questo dico, per la libertà che ha avuto, dicevo. Sì, ma è incredibile. Errori, e perciò Di Meo era arrabbiato. Sì, ha ragione. Per usare un eufemismo. Ha ragione. Perché non si può prendere gol in quella maniera e soprattutto... Poi non la si squadra può. Spuntata davanti... Guardate questa ripartenza, tutti conta, lì... Tutti guarda, lì. Allora, torniamo un poco indietro, scusami Gianni, torniamo poco indietro perché voglio far notare una cosa. Allora, ecco... 10 giocatori stanno... Sì, rallentiamo, andiamo avanti, parte il calcio d'angolo. Allora, guardate l'atteggiamento di Sassano. La palla viene respinta, Sassano è il giocatore che sta con i piedi al limite dell'area di rigore, la palla viene respinta, c'è la ripartenza del Teramo, Sassano corre lentamente, poi si guarda intorno, capisce che non c'è nessuno e qui accelera e poi sbaglia forse il controllo, ma dà la palla buona a Pacini e lì è morto Robertiello, perché non può fare nulla. E qui Di Meo è andato in escandescenza, perché comunque detto, era il 90esimo sempre. Ma lui, Di Meo, ha detto una cosa non ha ragione, non perdere 1-0 è un'altra cosa, dai. Perdere 1-0, 2-0 così, per un allenatore rompe le scatole. Si può capire il primo gol, anche se è sbagliato la difesa, va bene, solo atteggiamento difensivo. Allora, però poi prendere un gol così, senza posizionamenti di copertura a centrocampo, è chiaro che dà fastidio. Non mando solitamente le interviste. Ci mancava che andava anche il portiere a saltare. Sì, infatti, a momenti stava sulla tre quarti. Se riusciamo a ritrovare dalla regia le dichiarazioni rilasciate da Serraiocco al termine della gara, perché di questo vorrei parlare. Io ieri... non riuscivo a capire perché quando sono arrivati i tifosi del Chieti, quei pochi tifosi del Chieti, perché gli altri erano a seguire la partita all'Angelini, che hanno seguito la nostra diretta in streaming, e i tifosi del Chieti se la prendevano con Serraiocco. Che cosa è successo? È successo che i social network bisogna anche saperli usare, perché è bello, a volte non si tiene conto che quello che si scrive sui social network, nella fattispecie su Facebook, uno non si rende conto che lo leggono tutti. Ecco perché io addirittura a volte ho letto anche di colleghi che scrivono su Facebook bruciandosi le notizie e cose pazzesche, e Ferraiocco ha scritto qualcosa di goliardico, lui è di Pescara insieme ad alcuni amici di Pescara, è qualcosa che ha offeso il Chieti, i tifosi del Chieti. In pratica ha detto che Chieti è la provincia di Pescara. Non si fa. Beh, insomma, non no. Si fa. Non si fa. Vabbè, ma un ragazzo, sai, può darsi che... Ma bisogna starci attenti. La rovina è di internet e Twitter, che insomma si esagera troppo. Si esagera troppo. Io uno mi devo deve cancellare, sempre... mi devo cancellare da internet. No, perché? Io non ci sto. Quindi perché... No, ma bisogna pensare che quello che si scrive, poi lo leggono tutti. Sì, è chiaro, è un libro aperto. Ce l'abbiamo l'intervista a Serraiocco, le dichiarazioni di Serraiocco? Abbiamo sbagliato, ma ha chiesto eccolo scusa. Qua, ha chiesto scusa. Sentiamo.
Adesso volevo chiedere scusa, insomma, alla società Chieti Calcio e ai suoi tifosi, perché credo sia giusto così, nel senso che dai, io sono pescarese e comunque giocando qui a Teramo si sa che le due tifoserie non sono, cioè, insomma, non scorre buonissimo sangue. E detto questo, io sinceramente non credevo di scatenare tutto quello che poi è successo. Semplicemente è nato come uno scherzo tra me e dei miei amici di Pescara, sapendo che giocavo contro il Chieti. E quindi niente, insomma, mi dispiace che abbia creato tutti questi problemi. E niente, io solamente questo volevo dire. È nata appunto come una cosa scherzosa, una goliardata. Io non intendevo assolutamente offendere nessuno, né tantomeno istigare la violenza, come si è scritto. Assolutamente, è stata una cosa così, tant'è che dopo, quando mi è stato fatto notare, ho riconosciuto l'errore, l'ho tolta da Facebook, insomma, niente. Mi scuso con la società del Chieti Calcio, perché comunque assolutamente, cioè, se magari si rischia di rovinare un rapporto tra le due società che per un mio errore, e quindi mi scuso con la società, mi scuso con i tifosi che si sono sentiti magari offesi, e basta. Ecco, l'ha detto quando, bene, quando si è uomini, e in questo caso Serraiocco ha dimostrato di essere uomo, si capisce che si è sbagliato e si chiede scusa, e Serraiocco lo ha fatto, e non erano, io ero presente, non erano scuse forzate, di circostanza, no, erano scuse sincere, sentite. Ma un ragazzo del 93, sai, giovane, ha capito che aveva sbagliato. Però sai, Chietino è un po' diffidente, perché giustamente c'è sempre questa lotta. Beh, le scuse sono arrivate però dopo la partita, sì, quindi sì. Ecco. Che poi il dualismo più brutto è fra Lanciano e Chieti, penso, più che Pescara e Chieti. Beh no, Pescara e Chieti. Una volta. I due derby sono Teramo, Giulianova e Pescara, sì, e Chieti, insomma. Lui. Quindi questo è fuori discussione. Bravo a Serraiocco per quello che ha fatto dopo la partita, tiratina all'orecchio per quello che ha fatto prima della partita, giusto? Che ieri fra parenze è stato quasi, poi ieri Serraiocco impegnato, era da fargli pagare il biglietto a fine, sì, partita, sì, perché non io volevo cogliere l'occasione per salutare Zoila, Stefano, è una forma di solidarietà, dispiaciuto che è andato via, ecco. Sì, io sai cos'è che non condivido? Sì. Perché nel calcio si va via, passano gli allenatori, i presidenti, i dirigenti, resta sempre la società. Quello che non condivido è l'atteggiamento di molti che, quando qualcuno va via, dice: e vabbè, ma chi era? Ma ci stiamo a creare un problema? È vero, non è un problema, sì, però il riconoscimento per quello che è stato fatto in tanti anni da Massimo D'Aprile e Stefano Zoila, io penso che vada fatto. Poi non è un problema che vadano via, perché nel calcio ci stanno queste cose, no? L'importante è la società, perché la società che... I treni passano alla stazione, alla società. Ecco, bravo, bravo, la stazione resta, e ci sono stazioni che restano per 200 anni quasi. Il problema è che quando la stazione chiude, come è successo anche a Teramo, dove la stazione ha chiuso e poi è arrivato un capostazione nuovo, ma per fortuna, perché se no restava chiusa. Senza binari. E senza nemmeno i binari, solo binari morti. E purtroppo nel calcio ci stanno queste cose. Però poi, quando sento alcuni commenti di tifosi che dico: vabbè, perché è un problema, chi è? Come chi è? Magari gente che ha chiesto il biglietto gratis fino al giorno prima ad Aprile e Zoila, disprezzare quello che è stato il loro ruolo. Non anche l'avvocato Sorgentone, l'ho visto ieri al campo, un po' triste, un po', sai, è brutto vedere Umberto Sorgentone, che è stato per, sì, tre anni, sì, l'addetto stampa del Teramo. Però resta sempre in quel discorso che gli uomini passano, non si può essere sposati a vita ad una società, quindi, ma succede ha venduto l'Inter Moratti, cioè, stiamo, sì, parlando di Moratti che praticamente è stato estromesso dall'Inter, o si è estromesso dall'Inter, anche se resta con la carica, una carica onorifica in questo caso, di presidente. Se passa Moratti possono passare tutti, cioè, non è quello. Però non va bene, non sta bene denigrare
la figura di chi ha fatto qualcosa. Sì, questo sì. Per il d'accordo, non so se sei d'accordo. No, mi ha infatti dato appunto. Poi la stazione resta, è la stazione della società, perché è quello che conta, cioè chi permette ad una squadra, ad una società di andare avanti, di vivere, di partecipare ai campionati. E solo chi ha conosciuto la fine, e qui a Teramo l'abbiamo conosciuta, ma in tutto l'Abruzzo, purtroppo questa è stata un'esperienza vissuta, perché se andiamo a fare l'elenco delle società, dal Pescara a Lanciano, all'Aquila, al Chieti, al Teramo, al Giulianova, tutti hanno conosciuto. No, io nel settore giovanile l'anno scorso stavo in collegamento con Zoilo appunto per dare il giocatore alla prima squadra, e sinceramente ho trovato sempre con signorilità, diciamo, si è comportato nei miei confronti, e quindi ricordo con tanto piacere, insomma, ecco. Guarda, Teramo ha avuto due grandi, secondo me, due ottimi dirigenti accompagnatori nella sua storia. Il primo storico, Enzo Montani. Sì, Enzo. E l'altro poi Stefano Zoila, sì. Che ha raccolto l'eredità di Enzo Montani con la sua esperienza finita con la fine dell'era Malavolta e il fallimento. Poi è arrivato subito. Prima c'è stato De Iulis. Zoila. C'è stato De Iulis, però era Montani quello. Sì, dopo Montani. Guarda caso, De Iulis, Montani e Zoila, sì, sono accomunati da un fatto. Lavorano tutti e tre in una banca, in un istituto di credito. Chi sostituirà Zoila sarà anche un banchiere. Quasi che cambieranno banca, non lo so, però resta questo discorso. Lasciamo adesso il derby, il Teramo, uno sguardo alla classifica. Primo il Cosenza, 19 punti, secondo il Teramo, 18. La terza è staccata di 4 punti dal Teramo. Ancora è presto per dire. È presto? Beh sì, perché sono squadre... Dire che è una fuga a due? Beh sì, ancora è presto. Ancora è presto, bene. Scendiamo in Serie D. Ieri c'era un derby in programma, quello del Fadini di Giulianova, dove il Giulianova ha strapazzato la Renato Curia angolana, ma ci occuperemo anche di un'altra vicenda che è accaduta ieri ad Isernia. Intanto andiamoci a vedere il servizio di Giulianova Renato Curiangolano. Gara senza storia al Rubens Fadini, dove il Giulianova impiega 13 minuti per aprire e chiudere una gara che ha visto l'angolana subire una punizione severa, figlia delle solite amnesie difensive e dell'altrettanto abituale sterilità offensiva. Il Giulianova vede le zone nobili della classifica, la Curi, le streghe di un ultimo posto che ora fa davvero paura. Pronti via, i padroni di casa sono già in vantaggio, capitano del Grosso pesca in aria con un perfetto lancio maschio che, lasciato incredibilmente solo dai difensori angolani, di testa mette alle spalle di Angelozzi. La Curi accusa il colpo, ma al decimo ha una buona opportunità con Pagliuca che trova dalla distanza la risposta di Natali che respinge con difficoltà. I limiti della difesa ospite sono evidenti e così all'undicesimo Dos Santos fa le prove generali per il raddoppio, mancando però una ghiotta occasione. Passano pochi secondi, l'attaccante giuliese si riscatta firmando in contropiede il gol del 2-0. Gara ancora più in salita per i ragazzi di Miani, che però reagiscono almeno sul piano del gioco. Al 21esimo ci riprova infatti l'ispirato Pagliuca, che trova dai 25 metri la deviazione di Natali in angolo. I ragazzi di Miani ci credono e al 26esimo Onesti tira a porta vuota, ma D'Orazio salva sulla linea alla disperata. I padroni di casa arretrano troppo, permettendo all'angolana di spingere con continuità. Al 32esimo Nocera è costretto a fermare con le maniere forti Pagliuca e viene così ammonito. Senza lo squalificato Esposito, i giallorossi peccano un po' di fantasia e imprevedibilità. Al 38esimo Di Francia per poco non combina però la frittata, rinviando male su Dos Santos con la palla che poi sfila fuori, non lontano dalla porta di Angelozzi. Al 39esimo e poi Angelozzi a pasticciare in area con Broso che termina a terra dopo il contrasto con l'estremo bianco-verde. I giallorossi reclamano il penalty, ma Nattila di Molfetta dice che si può continuare. Il finale di tempo vede al 43esimo ancora un'occasione per Dos Santos, che trova la risposta del portiere ospite. Il primo tempo si chiude poi proprio al 45esimo con una conclusione al lato di Farindolini.
Nella ripresa al secondo, Pagliuca a provare la via della rete, ma la sua conclusione è fuori dallo specchio della porta. All'ottavo però arrivano i titoli di coda della gara, con il tris firmato ancora da Dos Santos, che da posizione defilata infila ancora Angelozzi per il 3-0 di squadra e la doppietta personale. I biancoverdi ospiti provano a restare a galla con l'orgoglio. Al tredicesimo è entrato Cancelli a sfiorare la traversa su punizione, ma per la Curi non è giornata, visto che al diciannovesimo Dos Santos regala a Broso un pallone che l'attaccante giallorosso può solo spedire nel sacco per il poker giuliese. Partita senza storia questa, Luzzi, è troppa senza differenza no. Tra questo città di Giulia. Mi dispiace per Gianmarino, che io ho allenato fra Parenza e Francavilla, non merita tutte queste critiche perché è una bravissima persona. E poi evidentemente il budget della società è limitato, cerca di far giocare più giovani possibili. Ma Renato però, Curi Angolani però, all'ultimo posto in classifica, sì, però, insieme a Inserni e Boiano. Ultimamente aveva preso anche un paio di giocatori, però qui il portiere di gol che ha preso sembra che sta giù al mare a fare i tuffi, insomma. Era un Giulianova con assenze Giulianova importanti perché mancavano Carrozzieri ed Esposito, cioè mica due qualunque. Sì, senza dubbio Esposito pure è una punta insidiosa. Però il Giulianova secondo me può inserirsi al campionato perché il campionato è lungo. Sono 5 però i punti di ritardo dalla Civitanovese, 4 da Ancona. L'abbiamo detto l'altra volta che sono 8 squadre marchigiane, che lottano. Le prime 3 sono Civitanovese, Ancona e quindi, ma sono 8 squadre, quindi un sacco di derby. L'Ancona può anche perdere i punti e il Giulianova si può inserire tranquillamente perché adesso c'è un telaio di squadra ben composto. Sì, è anche vero che ieri l'Ancona ha giocato un derby con la Vispesa e ha vinto 3-0. Senza dubbio, però sai, il pubblico di Ancona è esigente al massimo, ha già 2-3 fallimenti di seguito che fa e quindi c'è la pressione abbastanza, l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Donato Ronci abbiamo visto inquadrato. Sì. Beh, squalificato, è andato che... Che giudizio dai tu? Ma è un allenatore che conosce bene la categoria, ha vinto qualcosa, non so adesso che campionato ha vinto, però insomma mi sembra che da diversi anni che milita in queste categorie, fra eccellenza interregionale, e quindi gli faccio un in bocca al lupo, diciamo che possa portare questo Giulianova nella categoria superiore. Ecco. In testa alla classifica c'è la Civitanovese che ieri ha vinto senza giocare, 0-3. A tavolino, perché? Andiamo a scoprirlo insieme. Si è scritta una brutta pagina nella storia calcistica di Isernia questo pomeriggio a Lancellotta. La Civitanovese vince 3-0 a tavolino, con un punto di penalizzazione ai danni dell'Isernia. Come era stato annunciato alla vigilia della gara, i giocatori dell'Isernia Football Club non si sono presentati per il match contro la capolista. La decisione è stata presa autonomamente dai giocatori, in segno di protesta nei confronti della società. Una società dalla quale non si sentono tutelati e dalla quale non hanno percepito nemmeno un mese di stipendio. Già, sono queste le motivazioni che hanno portato a questa triste decisione. Il capitano Tufano ed i compagni fanno inoltre sapere che finché questi personaggi resteranno alla guida dell'Isernia, continueranno a non presentarsi né agli allenamenti né alle partite ufficiali. L'amministrazione comunale, dal canto suo, continua a mediare con questi pseudo signori del calcio affinché riconsegnino il titolo alla città. Le prossime ore dovrebbero essere decisive. La speranza comune è che vadano via, perché Isernia, i suoi tifosi, ma la città tutta, non merita di essere più presa in giro ed infangata da questi personaggi. È vero quello che si dice, però secondo me Isernia non meriterebbe nemmeno dei giocatori che non scendono in campo. Questo è, ma sì, però dipende dalla società, dipende dai dirigenti che hanno obbligato. Sì, per... io posso anche, allora, si parla di stipendi e in Serie D stipendi non ce ne sono, non rimborsi, ce ne dovrebbero essere perché si tratta di rimborsi spese, però i calciatori hanno firmato accordi con quella società. Senza dubbio, allora però siamo lontani, non sappiamo i motivi perché la squadra non è scesa in campo. Per carità, i motivi sono quelli di economici. Siamo insomma, però ad ottobre, non siamo a gennaio. Sì. Io capisco che ci sono difficoltà per tutti, soprattutto per chi non guadagna cifre esagerate come chi gioca in Serie D, ma guadagna magari uno stipendio normale o forse anche al di sotto di uno stipendio normale, però... Cioè, simili figuracce, una città non merita, insomma. Un capoluogo di provincia.
Però vedi, si discute lì fra il comune e la società, e evidentemente avrà fatto qualche... ma qualcuno comune, a questa società, a questi bisogna dirigenti, vedere se il comune la ha fatto delle promesse, messa. Se il comune ha fatto delle promesse e non le ha mantenute, si è arrivato a sto punto. Però è una brutta immagine per la città, insomma. No? È una brutta pagina questa. Beh, sì, dello sport in particolar modo. Adesso ci sarà lo 0-3 a tavolino per la Civitanovese, praticamente già stato assegnato in quanto... Che poi ma ci sarà anche un punto di penalizzazione per l'Isernia, mi sembra. E quindi no? La classifica... Quindi la classifica, l'Isernia dovrebbe piange. Avere 3 punti ed è ultima in classifica dietro a Boiano e l'Angolana, che dovrebbero restare... con 4 punti, ma sono sinceramente, è stato un episodio che mi ha colpito molto. Ma questo. La federazione, bisogna vedere come interviene, oltre la squalifica del campo, voglio dire, dei 3 punti, no? Perché deve essere vigile. Anche perché possono non presentarsi domenica, e domenica l'Isernia gioca ad Agnone, quindi un derby e falso tutto il campionato molisano. Poi. Ma il campionato è falsato. Sì, è falsato, sì. Ma come si fa? Cioè, come si fa ad ammettere una società? Poi si cancella chi magari ha un conticino fuori posto, chi lo stipendio non lo paga. Ma qua 15, è tutto un caos, anche in C2, in C1, tutto un caos, dai. L'aspetto economico, pure in Serie B, Siena che parte a meno 5, insomma, l'altra squadra pure a meno 4. Sì, vabbè, lì i problemi sì, vabbè, sono ma stati insomma, altri, le squadre che non hanno le possibilità di poter accedere ai campionati vengono tolte all'inizio. È inutile farle partecipare se poi strada facendo è qualcosa combina. Non c'è una vigilanza, secondo me, giusta. Questo purtroppo, tant'è, non si può fare altro, resta la figuraccia fatta da una città capoluogo. Si ammettono le squadre per motivi politici e senza vedere poi la trasparenza di società. Ecco. Io vorrei chiudere la trasmissione con un pensiero ed un abbraccio ad Alfredo e Renato Natali. E anche alla famiglia di Ennio Rezzanoni, sì, grande portiere del anni Teramo 60. Degli anni io 60. Ricordo e penso che sia stato forse il portiere migliore. Sì, che è scomparso ieri, ma sì. L'abbraccio va ad Alfredo e Renato Natali. Alfredo Natali, direttore generale del San senza Nicolò, dubbio, senza Renato dubbio. Natali, mi associo. Storico presidente del club biancorosso che hanno perso la mamma. Un abbraccio di tutti noi di TV6. Anche mio. Anche da parte di Tonino Luzzi. Bene, siamo arrivati alla fine anche questa mattina. Grazie ad Antonio Luzzi, grazie a voi che ci avete seguito. Torneremo lunedì prossimo per vedere cosa accadrà nella prossima giornata di campionato. Buona mattinata a tutti.